Un giocatore che si è meritato questo rinnovo, che come ha detto è felice di far parte del presente e del futuro dell'Ascoli Picchio, un giocatore che ha le qualità per essere un punto di riferimento non solo in questa categoria ma eventualmente anche in categoria superiore, un giocatore di quelli che abbiamo cercato e che cercheremo per il futuro, cioè gente giovane, di qualità e che abbia motivazione. Ma è una squadra che ha dei valori importanti, è chiaro che qualcosa verrà cambiato perché è normale, anche perché ci sono dei giocatori che non sono nostri, sono in prestito, come è normale che sia quando giochi in Lega Pro, qualche giocatore ti arriva anche dalle squadre di categoria superiore. Quindi, però l'ossatura, a differenza di un anno fa che non c'era un'ossatura, c'era da ricostruire da zero, oggi abbiamo un'ossatura importante sulla quale cercheremo di fare degli ulteriori innesti in futuro per crescere ulteriormente. Serve determinazione alla squadra e tranquillità all'ambiente. Come ho già detto poc'anzi ai suoi colleghi, non è che vogliamo essere esenti da critiche, ma ci mancherebbe altro. Cioè, abbiamo fatto errori, ne faremo in futuro, però crediamo di non averne fatti tanti, onestamente, perché se un mese fa, dopo la partita con Lucchese, eravamo primi in classifica con 4 punti e esaltati più o meno da tutto, non vuol dire che un mese dopo possiamo aver dimenticato tutto e essere improvvisamente diventati tutti scarsi. Mi riferisco soprattutto alla squadra, ma anche a chi ricopre altri ruoli. Purtroppo abbiamo attraversato un periodo negativo, speriamo tutti che finisca. Certo, qualcosa abbiamo compromesso, non sarebbe serio dire che non abbiamo compromesso qualcosa con questo rendimento negativo in questo periodo, però siamo ancora in condizione di giocarci la promozione. Subito, finché la matematica lo consentirà, però onestamente qui non dipende solo da noi, o a livello di playoff. Sì, ma poi voglio dire, perché non dovremmo provarci? Poi se non saremmo stati abbastanza bravi, abbastanza capaci, ripeto, siamo al primo anno, abbiamo un'ossatura importante, rinnoveremo o prolungheremo i giocatori che sono cardine di questo tipo di progetto e andremo a cercare di metterne di ulteriormente, no, altri di ugualmente bravi, ulteriormente a rinforzare la squadra. Questo è quello che fa una società che vuole crescere, noi stiamo cercando di farlo, anzi lo stiamo facendo. Con un po' di stupore per tutto il clamore negativo che si è scatenato dietro a un periodo che, ripeto, negativo è, nessuno vuole nascondere che ci siamo dentro un periodo negativo, ma strettamente contingente, cioè dell'ultimo mese e mezzo. Se invece allarghiamo il raggio di valutazione a quello che è successo nell'ultimo anno, siamo in un periodo estremamente positivo, ma questo sembrano tanti averlo dimenticato.